Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Live in a State of Mind. Allora, 1° luglio, inizia il calciomercato e di conseguenza inizia per noi una nuova stagione, o meglio, la preparazione per la nuova stagione. Allora, questo è il budget che abbiamo a disposizione. 29 milioni per quanto riguarda il budget trasferimenti e 140.000 per quanto riguarda quello stipendi. Precisazione, prima di iniziare voglio un attimo vedere se giocatori presi, scadenze contratto arrivano, e vorrei aspettare anche il ritorno del giocatore, perché se non sbaglio uno solo che ho dato in prestito, ovvero in questo caso Abner. Quindi un attimino, prima di iniziare proprio ad andare, proprio anche cercando qualcuno, aspettiamo queste cose qua. Intanto qui c'è da scegliere la coppa per campionato. Io metterei questa qua, che è quella più redditizia, sperando, perché no, di giocarsela fino all'ultimo. Intanto siano arrivati sia Djordjevic e Eriksen, quindi quelli giocatori presi in scadenza di contratto sono arrivati. Intanto nel frattempo leggiamo un po' cosa gli obiettivi, no? Cosa richiede la, diciamo, la dirigenza, la società. Allora, per la Champions raggiunge la fase di eliminazione diretta. Ok. Poi campionato, Europa League, Coppa Nazionale, ottavi di finale. Sono abbastanza a regola, fattibile. Però chissà, guardiamo un po'. Chiaramente, amici, mentre carica, lo voglio dire, chiaramente, lo ripeto per chi non l'avesse sentito, per chi non lo sapesse, l'obiettivo massimo è quello di fare il triplete, e sarà molto molto dura. L'obiettivo principale barra minimo è quello della vittoria del campionato e gli altri due, diciamo, l'obiettivo dei secondari sono ovviamente la vittoria della Champions e la vittoria della Coppa Italia. Però in primis voglio basarmi sul campionato, gli altri vengono chiaramente dopo. Iniziamo questa Coppa, giochiamo contro lo Schalke, subito un partitona. Chiaramente, come sempre, simulerò tutto, che mi sembra un po' troppo farvi vedere giocare anche queste. Va, 3-1, buono, via. Prima si è vinta. Quando lo Schalke 3-1 non è male. È una sorta di amichevole. Giochiamo contro lo Sporting, la seconda. Presentimento brutto. Spero di sbagliarmi. Vediamo un po'. Lo sapevo, non lo so, me l'aspettavo. 2-1 si è perso. Mannaggia. Intanto è rientrato Abner. Però a questo punto aspetto, diciamo, la fine per noi della Coppa, non dio dei gironi, se dovessimo passare, proprio di tutto. Così magari se dovessimo avere più soldi posso gestire meglio eventualmente le trattative. Quindi a questo punto aspetto proprio di vedere come va a finire la nostra, tra virgolette, storia in questa Coppa per campionato. Tanto offerte per il trasferimento Dragowski, scordatelo, rifiuta. No, Dragowski non si dà via. Terza ed ultima partita contro West Ham. Speriamo di vincere, anche perché altrimenti siamo fuori. 1-1. Siamo fuori? Vedrai, sì. Non lo so. Fatemi vedere, perché non ho ben capito. Siamo fuori. Oi oi. Vabbè, peccato. Poteva vincere, si poteva fare più soldi. Però è andata male. Intanto, un altro effetto per il trasferimento. Sarre. No, Sarre troppo poco. E non vuole neanche fare una controfferta. Allora, vediamo un po' com'è adesso il budget. È un pochino aumentato. Però io proverei anche a chiedere qualche soldino, no? Perché no? Ad Aldo. 10. Sono troppi, non me la darei mai. Però si prova. No. Eventualmente fanno sempre comodo. Troppi, niente. Non me ne dà. Comunque, adesso andiamo un po' a mettere eventualmente qualche giocatore in lista di trasferimento barra prestito. Allora, Blanco, sì. Tanto per, perché poi se non lo vendono non mi interessa, va bene uguale. Poi Ceccherini, sì. Vai. Hernandez no, Ginga no, Sarre no, Castagne no, Abner sì. Anche se vabbè, c'è il contatto di scadenza pace. Angelo no, Gasbar c'è di già, Barilloide, anche se talismano sì, mi dispiace ma sì. Benassi sì. Lo vendo solamente in caso di una buona offerta. Zemlo no, Eriksen anche volendo no. Masturri lo metto in prestito, perché con l'arrivo di Eriksen mi sa che gioca di meno. Pereira sì, lui non girerebbe più. Oldschick no, Cerny no.
Armstrong, io lo metto, ma lo vendo solamente in caso di super offerte, perché mi dispiace, perché si sa per me che Armstrong per me è quasi fondamentale, però va che bisogna andare a fare la Champions e con tutto il rispetto diventerebbe un po' un casino, per le potenzialità che ha, cioè per le potenzialità, per le caratteristiche che ha, è un po' troppo scarso per la Champions, però vedremo, magari se la fa vincere, boh. Comunque Djordjevic no, Iheanacho no. Lui Ciccio non è nostro, e per nostra fortuna va via, in prestito va via a gennaio, quindi per ora rimaniamo così. Va bene quello che ho fatto a livello di metti in lista. Vediamo un po' se riusciamo a far cassa. Boh, aspetto qualche giorno e poi inizio, a fare le offerte. Niente di niente per quanto riguarda le offerte, allora le faccio io. Allora, io vorrei puntare a lui. Sarà difficile, però ci provo. Dybala, si prova. Allora, vediamo un po', la Juve chiede, boia, non sbatto i soldi. Do tutto il budget trasferimenti che ho e ci metto dentro anche dei. Mi dispiace Armstrong, però l'unico modo di forse poter arrivare a una sorta di compromesso faccio, perché se dovesse per dire venire Dybala, Armstrong non girerebbe più. Offerta rifiutata, bene, mi fa molto piacere. Allora proviamo così. Prima che c'è Rubi in Bayern, dato che ho visto che ha fatto l'offerta, cioè che hanno fatto l'offerta anche loro. Proviamo così. Attenzione, Juventus ha accettato. Bene, non c'ho, pensavo che scalasse, no? Con Armstrong, invece, bene, non c'è una lira. E cosa fa? Bella accettato, sì. Ai ai. Ma dì, ma non arriva nemmeno un'offerta, lo so, per poter vendere qualche giocatore, boh. Offerta per il trasferimento, Benassi. Sampdoria. No, Benassi si è. Magari 12, vai, 12 e 5. Vediamo un po'. Ceccherini. No, forse è troppo. Così, vediamo un po'. Dybala giustamente fa la. Dice che vale più soldi. Però de. Iheanacho, io. Aio Iheanacho. No, de, voglio di più, ne voglio. Iheanacho, ragazzi, lo potrei vendere, eventualmente. Se mi arriva un'offerta buona per far cassa anche lui a malincuore, lo potrei vendere. Allora, vediamo un po'. Gasbaro subito, via. Vediamo se mi accettano. Boh, questa è un'altra offerta. No, a questo punto va dammi 10, no? Ci siamo. Tanto rifacciamo solo per tenere viva la trattativa. Un'altra cosa a Dybala, boh, buttiamo così. Tanto per non rischiare di mandare tutto a puttane, ecco. Ho capito che te va più soldi, però non te ne posso dare. Se aspetti un secondo, forse. A Torino. 4 milioni. Vai, si dà, vai. Il Carpi vuole Masturri in prestito, no. Al Carpi no, dì. Poi la squadra è un po' più forte. West Ham, boh, hanno accettato Iheanacho. Aio, 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 aio. Perugia, vabbè. Per Gasbarro. Sampdoria, boh, per Benassi. Ma uno che viene venduto, cioè. Trattativa interrotta. Maledetta la miseria di Iheanacho. Non ci può andare. Vabbè, alla fine. Mi dispiace relativamente. Giocatore venduto, attenzione. Devo fare l'offerta a Dybala. Vai, vai, ok. Vai. Ora ce l'abbiamo i soldi. Ora sì. Vai. Vediamo se viene o sì. Dybala, offerta accettata, ragazzi. A malincuore devo dar via Armstrong, però, ragazzi, prendiamo Dybala. È straforte. C'è un'agilità impressionante. Via. Primo acquisto. Me senza coach, mi dispiace darvi Armstrong, sinceramente, da è davvero. Mi dispiace, però. D'altronde, tanto se non era ora, prima o poi bisognava venderlo. Mi dispiace andata la Juve, perché a me la Juve, con tutto il rispetto, però mi sta tanta simpatia nella squadra. Comunque, nonostante tutto, grazie alle vendite fatte, abbiamo almeno dal punto di vista dei vari trasferimenti qualche sordino. E io riprovo un'altra volta a chiedere soldi alto. Stavolta non 10, magari 6, boh, così. Vediamo se almeno questa volta accetta, no? Oh, accettato, via, buono.
Allora, vuoi vedere Nash, ma tanto mi sa che Nash è un va. Mi sa che è un va via. Perché qua almeno, io non so, però a me quando mi avete un discorso trattativamente rotevole di che giocatore non se ne va. Riprovo per vedere. Tanto vanno a Blanco, attenzione. Blancone. A 10. Tanto rifiuta. Allora, Mastur. Friburgo. Aspettiamo un attimino, eh. Hanno accettato, sta a vedere rifiuta, Nash. Intanto per Blanco l'ha rifiutato, no? Però se Blanco lo vendo ce la fa qualche sordino almeno, eh. 8 e 5, boh, proviamo così. Aspetta, Mastur, aspetta un secondo. Tanto hanno accettato la controfferta per Blanco. Qui un'altra offerta per Nash e io quindi riprovo. 35. Intanto siamo arrivati alla Supercoppa Europea, conquistata grazie alla vittoria dell'Europa League. E nel frattempo, appunto, si va giù addirittura contro la vincente della precedente Champions League, il Bayern. Bene, no? Allora, lui è squalificato. Vabbè, ci schiocco poi momentaneamente. Tu va bene così. Qui, vediamo di oggi. Gioco di Nash. Ecco, io invece pensavo di fare una cosa del genere. So che è sbagliato perché Eriksen non è il suo ruolo ideale. Diciamo, infatti, il mediano, no? Centrocampista difensivo, però intanto lo schiocco lì. Per il resto, va bene così, dai. Sistema un attimo i numeri di maglia, perché lo sapete, io ci tengo a questa serie. Allora, Eriksen l'8, ma di buono, che ce l'aveva Mastur, no? Allora si dà, boh, il 20. Ce l'ha bene, ma va bene, Mastur pila l'8. Poi Dybala gli si dà, boh, mi ispira il 40, così a caso. Jorgic il 9. Il 9 chi ce l'ha? Nessuno. Ce l'ha Armstrong se non sbaglio. Abner, boh, tenete di 22. Niente, va bene così. Via. Iniziamo, guardiamo un po' cosa verrà fuori. Più che, cioè, per me chiaramente sì, ha importanza, ma diciamo è una sorta di test. Più che, cioè, se lo vinco bene, se non lo vinco pace. Però solo per vedere un po' com'è la squadra. Se magari c'ho una giocabilità diversa, ecco. Tanto di lupi, ai rovesci. Bene. Via, come ho appena detto, sotto l'acqua, battiamo il calcio di inizio noi e inizia. Dai, eh. Vai, 1-0 Bayern. Boh, ragazzi, c'è un possesso palla incredibile. Insomma, Agüero, che ora c'è nel Bayern qui. 1-0. E tira Castagne. Buona. E tira Eriksen. Da, centrale. E vai Kelechi. Kelechi! Iheanacho, 1-1. Quanto discreto gol il bambino, eh. Dai. Bello, via. Dopo 37 minuti, riequilibra le cose. Kelechi Iheanacho. E vai ancora. Kelechi Iheanacho, doppietta. Partita riequilibrata in 5 minuti. Bello, però ha fatto una salita eccezionale. Ragazzi, come ho detto, appena preso, ha un'agilità incredibile. Bene così. Bene, va, sono contento. Finisce così il primo tempo, 2-1. Partita iniziata veramente male, ma poi meno male ci siamo ripresi. Inizialmente non mi riusciva proprio a levarne palla il Bayern. Meno male, poi l'ho sempre cambiato. Andiamo a fare il secondo tempo e vediamo un po' se. Anzi, prima fatemi fare un cambio. Avevo Mastur che è stanco. E guardiamo, anzi. Sì, vai, faccio così. La volevo mettere Pereira e non spostare Mastur giù. Però alla fine è meglio Zeman, vai. Insomma, vediamo un po' se teniamo testa al Bayern. Si è fatto girare 2-2, Vidal. E vai Zemelo! Dio buono, de. Dio buono Dybala, de. Non l'ha presa bene. Cambio. Proviamo un po' a vedere com'è Djordjevic, via. Levo lui, levo anche Eriksen, metto Pereira, levo Iheanacho, per Djordjevic, via. Vediamo un po'. Bravo Dragowski. Finisce così la partita, però, cioè anzi il secondo tempo, però adesso appunto per via del pareggio andiamo a fare i supplementari. Addio, addio, Zotta clamorosa,
Domanda in domo però, Che aghero? Addirittura di pallonettoli. Maledetto Luide. Finisce il primo tempo supplementare 3-2 per il Bayern, sono a svantaggio. Vediamo un po' se riusciamo a riequilibrare le rosine nel secondo tempo. Via, Dragoschi smanaccia. Finisce così 3-2 per il Bayern. Abbiamo perso e vabbè, ci sta. Bayern è andato meglio, anche più pericoloso. Guardate le statistiche. Vabbè, dai, ci può stare. Torniamo a noi, torniamo al calciomercato. Ah, io, Bang Shop. Vai subito. Così, controfferta, sperando che la rifiutino. Tanto Mastur, io aspetterei ad avere Mastur, perché comunque sarebbe tuttora titolare. Cosa avevo detto di Anascio? Schiocchiti, falleva tanto, non immaginavo. Tanto rifiuti, tanto va male uguale, io ci riprovo, ma tanto va male uguale Anascio, tanto è venuto blanco. Abbiamo un'altra volta un bel gruzzoletto, proviamo a pareggiare un po' le ossa, boh, mettiamo tipo, vai, così. Vai, hanno accettato, bravi. Beh, lui è venduto, Bayern ha accettato Fede Anascio, che tanto per la 15ª volta rifiuterà. E niente, siamo arrivati qua. Prima partita, tra virgolette, prima partita di Champions League. Bisogna qualificarci. Playoff contro il Copenaghen, andiamo a giocare laggiù l'andata e guardiamo un po'. Speriamo la squadra sia competitiva per poter inizialmente almeno passare questo turno. Ok, ci siamo. Comunque mi sono accorto che probabilmente entro fine mercato bisogna prendere classici svincolatoni perché la squadra è veramente ridotta. Insomma, via, iniziamo. Vabbè, tanto lo so che lo dirò tutte le volte e probabilmente lo dirò fino alla fine. Però piove, strano. Per la seconda volta di fila, perché anche prima pioveva. Insomma, battono loro il calcio inizio. Iniziamo questo turno di playoff. E dai, e vai Angelino, ancora Angelino, niente. Dio buono, te. E vai! Che palle! Finisce così il primo tempo, 0-0. Veri e propri tiri in porta non ce ne sono stati. Perché sia noi che loro a livello di pericolosità non è che abbiamo fatto molto. E sta di fatto che abbiamo creato forse in confronto a loro. Qualcosina in più, però purtroppo niente di incisivo, ecco. Cambio. Allora, tanto è risaputo, no? Che faccio i cambi a cazzo. Allora, metto Dybala trequartista, che comunque secondo me volendo ci può anche sta, perché ha le caratteristiche. Poi, vabbè, chiaramente poi l'ho fatto per levare Mastur, metto Djordjevic, levo Szczęsny e metto Pereira, e levo Eriksen e metto Zemelo. Vai. Addio, mamma mia! Mamma mia, l'ha levata Castagne, ve sta andando un forte, eh. Brugovski è uscito da solo, sì, senza premere il magico triangolo. Boh. Fuori, meno male. No, l'ha fatta, Dio buono, non l'avevo visto. E che cazzo, e non avevo visto il giocatore. Pensavo Sar fosse, non fosse marcato, per lui non ci avesse... l'attaccante accanto. Maremma cane che zotta. Finisce così. Purtroppo dopo aver preso il gol siamo un pochino, anzi ancora di più addormentati, nel senso non abbiamo pigiato come dovevamo fare. Fritan a 0 per il Copenaghen, però guardate anche un po' le statistiche. Però credo che le possibilità per fare una buona partita di ritorno, cioè per fare una buona partita, ci siano. E secondo me passeremo il turno, anche perché è fattibile, eh? Voglio essere onesto e obiettivo. Comunque, ora guardiamo se accadrà qualcosa prima di arrivare alla prima partita di campionato, che come vedete inizia subito col botto, con un big match. Si gioca contro il Napoli, quindi guardiamo un po'. E niente.
Ariborda, un'altra offerta per Janacho, che tanto Janacho rifiuterà clamorosamente il contratto. Tanto è così, ormai è andata così. Io ragazzi sto pensando di fare una cosa. Non so quanto mi convenga, però ci provo. Io vorrei scambiare, più chiaramente dandogli 20 milioni, magari e non di più, Mastur per Halilovic. So che Mastur è promettente, ma lui lo è altrettanto. A livello di età, più o meno, sono simili. Boh, vediamo un po' se così accettano. Mastur, ragazzi, secondo me è un buon giocatore. Barcellona, al Barcellona può far comodo, magari facendolo crescere un po'. Boh, vediamo se ce la facciamo. Stesso discorso eventualmente per Rafinha. Diamo le 20 milioni. O lui o quell'altro, chiaramente. Rafinha è un po' più vecchio, però è pur sempre un buon centrocampista. Fra l'altro, lui può giocare anche CC, quindi magari risposteremo Eriksen trequartista e lui come mediano centrocampista centrale, ma non male. Guardiamo. Io preferisco Halilovic, sono sincero, anche se a livello di ruolo poi sarebbe sballato, eh. Vogliono Abner. Boia. No, poi troppo poco, sì. Magari datemi, boh, 1,3. Poi se si vende bene, se no pace, eh. Tanto non è che mi faccia tanta differenza questa cifra qua. Allora, fine, boia, Kennedy. Proviamo 22. Madonna, buona. Sì, tuo tempo intanto accettato. Ma va, ma va. L'avrei mai detto proprio. Niente, allora Abner è fallita. Loro vogliono più soldi. Proviamo a fare così. Sta con le garbi Masturri. Allora a questo punto ti do perché no Pereira, no? Pererona. Ma davvero uguale a me, anzi sarebbe decisamente meglio. Sì, Halilovic tanto non riesce a prenderlo. A meno che di Iuli di Acerni, però di Acerni mi dispiace. Però Lilovic, se non sbaglio, può giocare esterno. Non mi ricordo se destro o sinistro. Boh, io provo dalle Acerni. Però 20 milioni, eh. Boh, proviamo così. Intanto siamo arrivati qua. Prima partita di campionato. Subito, come ho detto prima, a bomba contro il Napoli. La squadra com'è? La resistenza c'è? Sì. Dai, iniziamo e guardiamo se almeno il campionato. Partiamo bene. Già in casa. Sereno, non c'è il sole. Mi era appunto a guardare subito le condizioni climatiche. Via, iniziamo. E tira Cerny! Subito! Club! Cerny! 1-0! Dopo neanche 4 minuti! E andiamo, ci porta in vantaggio lui! Con uno dei suoi classici gol! Scarta due, ogni tanto tre uomini e poi la piazza di destro! Olè! Allora, lui è mio! Mamma mia, meno male l'ha buttata fuori! Però, bimbi, qui bisogna stare attenti, eh! E vai Kelesi! Dio buono di. No, no, tira su Dragoschi. Va bene comunque, bravo. E ancora Dragoschi. Bravo Dragoschino, via. Finisce così il primo tempo. Stavolta lo chiudiamo in vantaggio. 1-0. E peccato perché sicuramente potevamo farne almeno un altro. Anche se, essendo sinceri, volendo essere sinceri, lo poteva fare anche il Napoli. Però dai, alla fine è giusto così, eh? Giusto che siamo in vantaggio noi di un gol. Iniziamo il secondo tempo, dai. E va Cerny! Dio buono di! Rischia la doppietta, eh? Cambio. Solito di prima. Ovvero, Dybala diventa trequartista, Mastur esce ed entra Djordjevic. E al posto di Cerny metto Pereira. Per ora aspetto eventualmente a fare altri cambi. Addio, 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 addio. Mamma mia, meno male. Ed è buona, vai Kelechi. Vai! Djordjevic! 2-0! Al 75esimo! Però gran parte del merito
passi a Dybala e a Nacho per la triangolazione. E andiamoli. Cambio, ora lo voglio fa. Sposto Eriksen trequartista e poi levo Dybala per mettere Zemelo. Bella roba. Ancora di prepotenza, bravo. E vai Dybala. Dybala 3-0. Però qui invece merita di vanno a Djordjevic. Il divisio non ha perso la palla. Dybala di destra. Sapete perché sono, diciamo, un fusion di il titolo andato fatto con Dybala? Perché volevo dire il nome, non mi veniva. Paolo. E finisce così. 3-0. Super partenza per quanto riguarda il campionato. Bella roba davvero. Bravi ragazzi. La squadra c'è, gira parecchio. Adesso, prima di andare a fare ritorno, che fra l'altro è fra due giornate, fra due giorni, insomma, vi chiamate come volete, del turno di playoff contro il Copenaghen, vediamo se riusciamo a fare qualcosa a livello di mercato. Secondo me no, però perché non sperarci? Hanno rifiutato un'altra volta, ma cane, io se devo fa? Boh, proviamo 25, però poi non so se ce la faccio a livello di budget e stipendi. Boh. Alla fine, uguale. Posti Pereira prova da Zemelo. Magari non lo so. Forse c'è più possibilità. Boh, proviamo così. Offerta accettata con Rafinha per Zemelo. Buono. Boh, lo vedete. Non ce l'ho poi a livello di... Madonna, buona. Boh. Ti prova anche dei soldi Ardo, Andy. Una bella idea, sì. Tanto vi... Boh, provo anche a fare un'altra offerta. Non lo so nemmeno io se voglio fa. Provo con 30. Non ce la fa. 29. Aspettate, 29 sì. Proviamo anche agli altri soldi hard, ma di una bella idea, sì. Basterebbero 5 milioni, Boh, proviamo così. Ah, io ho trattativa interrotta con Alilovic. Maledetta la miseria. Era un buon giocatore. Offerta di contratto, lo so, ma io non ce l'ho i soldi, caro. Vabbè, comunque, siamo arrivati al ritorno della partita contro il Copenaghen. Andiamo, guardiamo un po' di passare il turno, perché se no mi gira parecchio le scatole. La squadra c'è a livello di resistenza, che se non è ottimale. Beh, iniziamo. Battono loro il calcio d'inizio. Dai ragazzi, cerchiamo di non buttare via quanto di buono fatto nella precedente stagione in campionato, E vai Dybala! Paolo! Dybala! 1-0, riequilibra le cose. E andiamoli alla prima vera occasione. Pericolosa. Dybala non sbaglia. E andiamoli. E vai Kelesh, Dio buono di... Finisce così il primo tempo. 1-0. Risultato totale 1-1. Io direi che ce la possiamo fare alla grande. Quindi guardiamo un po' cosa accade nel secondo tempo e speriamo di qualificarci, Dai. E vai Hakim! Madonna santa, ma davanti è uscita. E vai! Ma non ci voglio rede! Dai lì! Eccolo lì! Hakim! Mastur! 2-1! Ero un po' titubante perché eravamo a bigottiera, poi di cosa era entrata, boh! Comunque, finalmente! Però aspettiamo di esultare, Perché Copenaghen ha dimostrato di non essere questa squadra, cioè perlomeno, contro di noi non sta giocando male. Dio buono, volevo provare così. Cambio. Allora, leviamo Mastur. Si mette Pereira. E si lava Eriksen e si mette Zemelo. E... No, leviamo anche Cerny, vai. Facciamo il solito lavoro, Dybala trequartista. Vai, mettiamoli oggi, bici. Lo farò! Tira, tira! Oh, finalmente! Ian Ascio, 3-1, via, chiusa! Copenaghen!
clamorosamente diciamo in attacco, via, quindi era abbastanza scoperto dietro. Quindi meno male siamo riusciti a fare anche il terzo gol. Qui è Nash che se gli vuole l'ha buttata dentro. Fuori, meno male, va, se no la riaprivano clamorosamente. E vai Pereira. Dio buono, Dio. Che gol stavo per fa. E dai che sto sbilanciatissimi. E vai che è Alessi, niente. Dio buono, vai ancora. Niente. Boh, ecco, il pretesto ti ha fatto però di oggi, vicine. Peccato. E andiamo, Dio. Passiamo il turno. Olè, quindi siamo a regola dentro i gironi della Champions League. Chissà chi ci capiterà. Però intanto pensiamo a quanto fatto adesso, ovvero che siamo passati 3-0, risultato netto. Ebbene così, e andiamoli. Adesso torniamo a pensare al calciomercato, che siamo sul finale, e guardiamo un po' cosa accadrà. Tanto premio torneo, vuol dire che abbiamo preso qualche spicciolo. 2 milioni. Forse ce la facciamo a fare... Addio, cos'è successo? Perché è così? Ha cambiato tutto il budget, vabbè. Comunque, a regola, ora ce la dovremmo fare. Ho avuto paura per un momento. A dare lo stipendio a Rafinha. Vai. Cioè, dare, fa fare un buon contratto per far venire Rafinha, ecco. E andiamo. Preso Rafinha, ragazzi. Mi dispiace per Zemlo, però... Adesso abbiamo veramente un centrocampo... abbastanza importante, eh? Sì. Guardatevi. Dov'è? Dov'è Rafinha? Eccolo, lo vedevo. Ci siamo, eh? Mi dispiace la champa anche la Masturre. Però, oh, d'altronde. E ci si può fa po'. Anche se... No. Lasciamo Eriksen lì, vai. No, perché pensavo di mettere Mastur COC e Eriksen, che sa giocare esterno sinistro al posto di Cerny. No, bene così. Adesso, dato che ho modificato il budget, bisogna pensare un po' a ai classici svincolatoni, no? Tanto per fare numero. Vediamo un po' chi si trova. Io lo voglio abbastanza giovane, nonostante tutto. Quindi magari metto massimo 23 anni. Ecco, ho sbagliato, sono uscito. Bravo, coglione. Via, cerca, vediamo un po' chi trova. In attacco. Vediamo se c'è qualche svincolatone buono come, come Zemelo in passato, no? In attacco nessuno di eclatante. Sì, vado veloce, guardo se vedo un giocatore che ha parecchi verdi e mi fido su quelli. Allora, sì. Bello, davvero, forti. Madonna, è schifo però. E le prendo, tanto per come ho detto, far numero. Però, è veramente vergognoso. Lui, to. Forse potrebbe essere, no, fa schifo anche lui, perché so che è una cavolata, però lo vedo tanto dalla richiesta del contratto, eh. Quando sono abbastanza forti vuol dire che ti chiedono qualche soldino in più, e lo so che è una cavolata, però io mi sono sempre basato su quello e ho sempre finora avuto ragione. Tipo, vedete, lui è già meglio del difensore di prima, perché mi chiede un po' di più. Facciamo anche l'offerta per lui, perché comunque non abbiamo riserve in porta. E via, per ora basta così. A livello di svincolati. Se vengono vanno bene loro. Provo anche a prendere lui, così. Quanto vuole? 1 milione? Boh, proviamo a vedere se viene. Tanto metto anche Cerny in prestito, eh. Cioè, se dovesse arrivare un'offertina carina, lo do in prestito. Sia o Cerny o Mastur, se dovesse arrivare chiaramente, ripeto, un'offerta, eh. Allora, viene, accettato tutti, via, vai. Non lo aspetto, magari, ma tanto. Prendo lui. Perché preferisco prendere piuttosto Musonda, che è un altro difensore che tanto non giocherà. È vero. No, ospite, niente Musonda, non c'ho più una lira. Via. Niente offerte, non viene più nessuno. Anzi, non vogliono più nessuno, poi. Allora, attenzione, un'altra volta è Nash. Tanto non vieni. Rifiuto, tanto che se fosse non lo do. Rifiuta, vai.
anche volendo non può andare via perché l'ultima proprio l'ultima ora del calciomercato. Comunque, il calciomercato termina qui. È stato, diciamo, forse un po' come posso dire? Ci sono stati pochi arrivi, ecco, non tantissimi. Cioè, gli arrivi principali sono stati forse quelli di Eriksen e di Djordjevic, però quelli l'avevamo già comprati. Diciamo che acquisti fatti in questo calciomercato sono stati solamente due, ovvero Rafinha e Dybala. E quindi niente, questa è la rosa. Chiaramente gli svincolati sì, sono acquisti, ma diciamo acquisti importanti sono questi due che ho detto. E quindi niente, appunto, questa è la rosa. Vedremo un po' cosa ci porterà a livello di risultati. E niente. Spero che comunque l'abbiate reputato un buon calciomercato. Mi è dispiaciuto tanto a me personalmente per la partenza del mio pupillo, no? Armstrong, però d'altronde se ne era ora, prima o poi dovevo venderlo. Poi comunque l'ho sostituito con Dybala, nel senso, clamorosamente più forte. E nulla, e questo è quanto. Beh, detto questo, arriviamo alle conclusioni. Prima un attimino, ecco, volevo dirmi, lo stavo scordando. Non ho capito come mai non mi ha dato nemmeno una risposta Aldo sulla richiesta dei soldi che avevo fatto prima della partita del Copenaghen. Quella l'ho capita, ma è cosa? Boh. Vabbè, è andata così. Comunque, arriviamo alle conclusioni, dai. Allora, in primis vi ringrazio per la visualizzazione, come sempre. E poi vi ricordo di mettere barra a fare queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Beh ragazzi, detto questo, vi aspetto al prossimo video, nel quale appunto inizieremo subito con la seconda partita di campionato contro l'Udinese, sperando di continuare, anche se continuare. Dai, sì, continuare con l'andamento iniziato con la prima giornata, ovvero una bella vittoria, ovvero appunto di continuare a vincere, almeno in campionato. Via. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!